volevo chiedere a padre Giuseppe. Mi ha colpito la frase in cui si dice nel documentario, suo zio diceva, noi abbiamo la parola di Dio, però la gente ancora viene a chiedere che cosa deve fare e noi siamo ancora tentati di dire devi fare questo, devi fare quello. Dice non è soggettivismo nell'interpretazione della Bibbia, si tratta di rimettere, come ha voluto fare poi il Concilio, di rimettere nelle mani dei cristiani il testo sacro. Non è però pure questa un po' un'utopia per un verso e quasi una tentazione, mi verrebbe da dire in maniera provocatoria, un po' luterana? Cioè sembra che lui sia entrato dentro la Chiesa, diventando sacerdote, facendo la scelta monastica, però una volta entrato abbia quasi fatto una riflessione sull'utilità o meno anche del ministero ordinato e sulla questione del ruolo della parola di Dio tra i cristiani. Non so se è un po' ampio come tema, però magari lei ci può dire qualche cosa velocemente. Speriamo di finire in tempi utili. No, la domanda è molto pertinente e ci sono delle risposte molto chiare su questo punto. Allora, la cosa che lui dice è questa. Infatti non so se avete notato, nella lapide al cimitero non c'è Don Giuseppe Dossetti, ma c'è Giuseppe Dossetti. Perché prima di sottolineare le differenze bisogna sottolineare quello che unisce. E appunto analizzando i testi del Concilio lui sosteneva una verità ovvia ma dimenticata, che il sacerdozio ministeriale, quello di noi preti, è ministeriale, cioè un ministero, un servizio a che cosa? Al sacerdozio comune di tutti i cristiani, cioè siamo tutti sacerdoti in virtù del battesimo. Cosa vuol dire sacerdoti? Sacerdote è uno che media tra Dio e l'umanità e uno che offre sacrifici. Ecco, quindi siamo tutti sacerdoti. Ecco, e quello che unisce è molto di più di quello che distingue. E insomma, una delle letture giovanili di mio zio era Le cinque piaghe della Santa Chiesa di Rosmini, e una delle piaghe era la separazione tra clero e popolo. Quindi un po' di clericalismo, pochino pochino, è rimasto anche adesso, mi pare, ma poco. Cioè facciamo un piccolo sforzo e lo superiamo. Allora, per quanto riguarda invece il discorso più importante della parola di Dio e di un eventuale soggettivismo nell'interpretazione, ma a questo sì, bisogna tenere presente quello che poi Don Giuseppe ha fatto, cioè lo studio. Ecco, bisogna studiare, lui diceva bisogna studiare. Ecco. E fra l'altro per la sua comunità, lui ha preteso che studiassero tutti le lingue originali dei testi biblici. E io ricordo un mio carissimo amico, suo monaco, che faceva l'operaio, non sapeva all'inizio quasi neanche leggere e scrivere, che ha imparato a leggere in greco. Quindi questo è veramente importante, perché se no, se non si legge un testo nella lingua originale, si dipende, ma non la dipendenza positiva da un maestro, ma la dipendenza dall'interpretazione di un altro. Ecco, quindi questo per me, anche per me, è fondamentale. Ecco, lo studio, possibilmente lo studio delle lingue bibliche. Ecco. Dopodiché, non dobbiamo avere paura di mettere la Bibbia in mano al popolo. Ecco, il problema è che non ce la mettiamo abbastanza. Questo è eventualmente il problema. E perdiamo, secondo me, un sacco di tempo a parlare di tecniche di comunicazione. C'è qui non vorrei parlare, ma tranne per il presente. No? E mi pare il Catone, il censore, era di queste parti. Dicevo una cosa fondamentale: rem tene verba sequentur, possiedi l'argomento, le parole verranno da sé.
Allora, è vero che la comunicazione oggi è importante, ma non ne facciamo un idolo, se no comunichiamo il nulla. Ecco, allora, se invece la parola di Dio diventa qualcosa che si incarna in noi, perché il problema è quello, lo diceva lui, che si incarni in noi. L'incarnazione della parola deve continuare nella persona del cristiano. Se si incarna in noi, inevitabilmente si trasmette.